ci colleghiamo con Pietro Calì di Copernico Sim. Buongiorno innanzitutto. Grazie, buongiorno a voi. Grazie per essere qui con noi. La situazione italiana non è sicuramente ottimale. L'Europa ha una situazione diversa rispetto agli Stati Uniti d'America, quindi delle politiche degli stati molto disomogenei dal punto di vista fiscale ed economico. I tassi di interesse hanno subito questa discesa negli ultimi 5-6 anni. Le imprese multinazionali hanno delle caratteristiche molto importanti. I dividendi zavorrano i prezzi delle azioni a Piazza Affari. Oggi sul FTSE MIB avremo ben 20 titoli che staccheranno il dividendo. L'ingresso di Malacalza potrebbe portare anche nuovi investitori sul titolo, ad esempio come abbiamo visto l'interessamento di Volpi, quindi c'è proprio un effetto Malacalza, viene definito dai media di Genova. Un'azienda non deve essere solo buona per comprarla, deve costare anche poco. Un concetto molto semplice, a volte sottovalutato. Io voglio comprare a sconto, è una mia strategia, ce ne sono diverse, nel senso io più che analisi tecnica guardo i fondamentali. Voglio comprare qualcosa che costi 5 e che valga 10. Come possiamo commentare l'andamento dei mercati europei in avvio? Sì, veniamo da una scia di settimane comunque positive, per non parlare del mese di ottobre-novembre che ha lasciato davvero spunti al rialzo per tutte le borse europee, nonostante una situazione geopolitica che è davvero complicata. La Cina era in bolla, ha perso molta strada dal punto di vista azionario, ma l'economia cinese secondo me è più sana di quello che si pensa. Siamo all'inizio di un percorso secondo me davvero molto lungo per le telecomunicazioni. Telecom sembrava aver preso la giusta strada. La gente incominciasse ad andare a disinvestire queste obbligazioni, cosa potrebbe succedere al sistema bancario? Beh, è quello che sta un po' succedendo, nel senso c'è una vendita indistinta da parte degli investitori, soprattutto sulle obbligazioni subordinate. Quindi cosa può succedere? Naturalmente può succedere che i prezzi di queste obbligazioni iniziano a scendere e quindi di conseguenza quando un prezzo di un'obbligazione scende aumentano anche i suoi rendimenti. Grazie allora al nostro analista del lunedì Pietro Calì di Copernico Sim per questo ampio sguardo ai principali titoli in apertura. Grazie ancora Calì e buona giornata, buon inizio di settimana. Grazie a voi e buona settimana.